Pat Corner, la trasmissione giusta per te. Benvenuti ad una nuova puntata di Art Corner. Siamo qui questa sera con una band veronese che non ha nulla da invidiare alle altre band, sia veronesi che non veronesi. Si tratta dei C più C Maxi Gross. Ciao ragazzi. Beh, innanzitutto direi di presentarvi ai nostri ascoltatori non vedenti, perché ci ascoltano e basta. Ah, ok. Tobias. Filippo. Mattia. Carlotta. Perfetto. Allora, io direi di cominciare dalla fine, vale a dire da Ruvine, il vostro ultimo disco, uscito l'8 di aprile. Che riscontri state avendo? Come è nato? Come è stata la genesi di Ruvine? Allora, il disco appunto è uscito da un mesetto, sta andando da Dio tutta la promozione, e nel senso che stanno uscendo più recensioni possibili, quindi dal punto di vista della stampa siamo veramente soddisfatti anche dei concerti, perché il tour è iniziato un mesetto fa e sta andando molto bene. Anche siamo già andati fino giù in Sicilia, quindi stiamo attraversando l'Italia, e quindi per il presente sta andando proprio bene. E la genesi è stata che appunto è un disco a cui abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni praticamente, nel senso che il primo EP Singar è uscito 2 anni fa, aprile 2011, e quindi in tutti questi 2 anni in cui abbiamo fatto un sacco di concerti, conosciuto tanti musicisti, scritto nuove canzoni, scoperto anche nuove tecniche di come registrare, come trovarsi più a nostro agio per poter trasmettere al meglio possibile, insomma, la nostra musica, le nostre sensazioni nella musica, siamo riusciti a creare queste nuove tracce che ci siamo registrate sia a casa nostra che poi su in montagna, sia a Vicenza con Marco Fasolo in analogico dei Jennifer Gentle, e niente, quindi questo disco è un po' tutte queste avventure di questi 2 anni. Ok, allora continuiamo a parlarne fra poco. Prima però direi che il modo migliore per presentarvi agli ascoltatori è quello di far sentire un vostro brano. Siete d'accordo? Sì. Ok. Come si chiama questo brano, Filippo? Lascia che io sia. Try to put your
Yeah! Allora, ragazzi, io riprenderei da dove ci eravamo fermati, vale a dire dal tour che mi stavi descrivendo, Tobia. Sì. E volevo sapere un attimino meglio, insomma, come si sta svolgendo, visto che comunque l'album, appunto, dicevamo è freschissimo, è appena uscito. Questa è solo una delle canzoni che sono contenute nel disco. Tra l'altro, certo, io mi sento di dire parecchio bella, complimenti. Grazie. E niente, mi dicevi appunto che si sta snodando fra varie città d'Italia e in futuro avete già degli appuntamenti, immagino. Beh sì, allora adesso stiamo chiudendo tutte le date estive e che appunto speriamo siano sempre di più, ne escano sempre di più, andremo un po' di festival appunto che confermeremo a breve. E poi ci sarà insomma l'autunno, con invece si tornerà dentro i locali, quindi non più date all'aperto. Cadono le foglie e poi speriamo di avere qualche sorpresina all'estero, insomma, su cui stiamo lavorando, che è anche una questione molto importante per noi, per la nostra musica, di poterla esportare. In effetti devo dire che la vostra musica è particolarmente esportabile, a mio parere, insomma, perché ci sono echi un po' di molti stili musicali e diciamo che il folk è forse un po' preponderante, no? Certo. E visto il successo di alcuni gruppi tipo Fleet Foxes o cose di questo tipo, perché no? Certo, no, beh sì, diciamo che i Fleet Foxes è un gruppo che ci piace. E più che altro la comunanza che sentiamo con i Fleet Foxes non è tanto nei Fleet Foxes come proprio il loro band e la loro musica, quanto i gruppi a cui si ispirano i Fleet Foxes, nel senso che pensiamo di avere in comune con quei gruppi, questi nuovi gruppi americani e inglesi che si stanno facendo conoscere in tutto il mondo, pensiamo di avere in comune la stessa passione, la stessa ispirazione da certa atmosfera anni 60-70 che per noi sono molto importanti. Senti, quanto è difficile per una band fare una carriera musicale in Italia in questo momento? È molto molto difficile. Chissà perché mi aspettavo questa risposta, ma perché? Perché diciamo che la cosa secondo noi principale è il fatto che essere musicisti in Italia non è assolutamente considerata una professione. Non so come sia a livello legislativo, ok, queste cose qui, sicuramente c'è più utile Carlotta su questo, però diciamo che non penso proprio non sia previsto il ruolo del musicista neanche tutelato minimamente, come lo è ad esempio sicuramente in Germania e in Francia, per dire. Quindi è molto molto difficile, ed appunto essendo relegato anche un po' alla sfera amatoriale degli hobby, dei passatempi, viene anche retribuito come tale, quindi è difficile, sì, farlo, sì, diciamo così, esatto, risaltare rispetto, esatto, ad altre occupazioni eventuali. Esatto. Si passa da suonare per poche centinaia di euro fino a fare diciamo il botto, non c'è una via di mezzo, diciamo quella che noi definiamo la fascia della dignità, insomma, manca, certo, decisamente. Sì, sì, in effetti è una cosa che insomma può capire chiunque sia appassionato di musica e abbia un po' di orecchie anche appunto per quello che viene prodotto in Italia in questo momento, ma anche in passato, anche se la situazione di diciamo così difficile che stiamo attraversando non rende certo più semplice questo tipo di approccio. Ecco, per quanto riguarda diciamo il sostegno che voi state comunque ottenendo da alcune strutture, come può essere Trova Robato, potete parlarci di com'è il vostro rapporto, che cosa significa avere diciamo la possibilità di essere in qualche modo aiutati per quanto riguarda l'aspetto promozionale, insomma, da questo tipo di strutture, appunto come Trova Robato? Allora noi siamo molto contenti di come si stanno evolvendo le cose, nel senso che noi abbiamo iniziato con la nostra etichetta Vagiman Records, che con cui abbiamo proprio fatto il primo disco, e con cui abbiamo appunto siamo riusciti a far conoscere comunque il nostro nome in tutta Italia e qualcosina all'estero, e da lì grazie appunto a questo lavoro in questi 2 anni siamo riusciti ad arrivare a un'altra realtà molto interessante italiana, che Trova Robato, che è sia un'etichetta discografica che un booking, poi organizza molte altre cose.
E per questo nuovo disco ci sta seguendo il booking, quindi Trova Robato, il nostro booking, la nostra etichetta rimane Vagiman Records, però comunque si sta allargando, insomma, lo spettro di realtà con cui stiamo lavorando, e questo è molto bello perché comunque, per quanto sia una maniera professionale di renderci più seri, è comunque bello anche il rapporto che abbiamo con queste persone, perché per esempio Damiano e Gianluca, che salutiamo, di Trova Robato, ciao, sono comunque delle persone con cui è bello lavorare assieme, ci si capisce e si riesce, secondo noi, sicuramente il lavoro ne guadagna, e ne guadagna non, purtroppo meno di soldi, ma ne guadagna di spinta, sì, esatto, di sì, passione e tutto, e quindi si sta evolvendo da questo punto di vista in una maniera molto positiva. Beh, insomma, vedendo, diciamo, facendo un attimino un raffronto con quando avete cominciato rispetto ad adesso, quindi magari anche con Singer e vedendo adesso con Ruvine, immagino che noterete delle differenze sostanziali, no? Per quanto riguarda le possibilità che vi siete aperti di fatto da soli, sbattendovi come pochi in realtà a Verona. Beh sì, diciamo che siamo molto contenti, c'è tantissimo lavoro da fare, c'è da farlo ogni giorno, quindi diciamo che è un po' un percorso che va da sé, proprio scalino dopo scalino, giorno dopo giorno, quindi siamo molto contenti, siamo anche molto concentrati, però vabbè, rimane comunque il discorso del divertimento, il fatto che ci piace, che dopo un po' ci stufiamo di fare le solite canzoni e diciamo dai, facciamone una nuova, cioè anche questo è il figo, insomma, di beh, la passione che deve comunque muovere, sì, un po' tutto questo discorso. Scusa Nicola, mi dicevi? Nicola oggi è un po' silenzioso, però mi dice le cose nell'orecchio. Mi diceva che Singer gli è piaciuto particolarmente, e tra l'altro Luca Menegazzi, che è qui davanti a me, che è un po' il capoccia, no, di questa radio Doppio Malto, mi diceva addirittura che Singer l'ha aiutato a superare un periodo difficile della sua vita. No, ti ho detto che mi è piaciuto molto. No, allora, mi hai detto anche facciamo finta che sia così. Sì, dai, facciamo finta. E voi invece cosa ne pensate di quel disco visto con gli occhi di oggi? Carlotta ride. Carlotta è stata chiamata in causa, vediamo cosa risponde. Allora, io devo dire che per me è cambiato moltissimo rispetto al primo disco, nel senso che io ho iniziato a suonare con i C+C quando di batteria proprio, boh, cioè, sapevo che erano delle specie di tamburi, diciamo, e avevo sempre già una grossa passione per la musica. L'accendiamo. Diciamo. Ok. Però comunque, hai fatto outing, Carlo. Beh, insomma, un po' outing, di trasparenza, dai, finalmente nel mondo musicale. Vabbè, insomma, strimpellavo altri strumenti, ecco, però diciamo che è stato un po' la prova del per nome. Questo, ecco, sì. E quindi è stato, cioè, è bello riascoltare quelle cose, perché, cioè, quelle canzoni intendo, perché penso non solo dal mio punto di vista, cioè, per la mia parte, insomma, percussiva, ma un po' per tutto, era un po' più naif, diciamo, molto più, un po' più elementare, però comunque molto divertito, ecco, cioè ci siamo divertiti molto, e anche con gli strumenti e le conoscenze che avevamo è venuta fuori una cosa, insomma, bella dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di altri, ecco, penso. Certo, Ruvine, è un po' più, diciamo così, fra virgolette, ragionato rispetto a Singer? È un po' più consapevole, forse, più che ragionato, perché comunque la spontaneità penso sia sempre quella, però c'è un attimo più di pratica e più, cioè, è anche da più tempo che suoniamo insieme, quindi concerti insieme, abbiamo girato molto, quindi diciamo che rientra tutto ciò che abbiamo vissuto, ecco. Certo. Bene, io direi che è giunto il momento del secondo brano. Cosa ci fate ascoltare, ragazzi? Charleroi Poulet, che è il secondo brano del disco, canzone che parla di viaggi, di mentali, fisici, e ve la facciamo adesso. Ok. Round and round you go, finchin' nuts all over you. Try to think you want me to.
Signore e signori, C più C Maxi Gross. Ma non sento gli applausi. Ah, forse perché stanno ascoltando, quindi Nicola, non possono sentire la qua. Dai, dai Nicola, non è... Avrei caspita, il pulsante, questa timidezza che ti è venuta fuori in quest'ultimo periodo, proprio non ti capisco, guarda. Sta arrivando l'estate invece di aprire tutti i chiudi in te stesso. Complimenti ancora anche per questo brano, bellissimo. Io direi adesso che potreste raccontarci di uno dei momenti forse chiave del vostro percorso, vale a dire la vittoria dell'Arezzo Wave. Non è un momento chiave? È il momento più bello della nostra vita. Io darei la parola a Mattia. Ok, diamo la parola a Mattia. Raccontaci, Mattia. Allora, Arezzo Wave è stata, diciamo, un'esperienza molto molto bella, sentita sicuramente da noi, sotto via scherza, in realtà è stata veramente una cosa che, no, sicuramente è stata, cioè, ci ha cambiato in realtà come il nostro percorso, ci ha aiutati un po' a venire fuori in quel momento in cui avevamo un po' bisogno di un po' una spintina, e quindi è stato... Beh, vi ha dato una bella esposizione, sì, diciamo, sì, se non altro per... vi ha fatto conoscere, diciamo, magari a persone che prima non avevano mai sentito il vostro nome. Certo. E com'è stata l'esperienza in sé, diciamo, salire sul palco dell'Arezzo Wave? Beh, innanzitutto abbiamo suonato in questo stadio gigantesco, che è in realtà un palco a cui in realtà non eravamo assolutamente abituati. E già quello, cioè l'esperienza proprio fisica di salire su questa cosa enorme e avere questo stuolo di personaggi che ti stanno dietro, comunque è entusiasmante, ecco. E quindi quello figo. Poi vedere tutto lo stadio davanti vuoto, bellissimo. Dai, no, c'erano un sacco di nostri amici, c'era una quarantina di nostri amici da Verona. È stato emozionante. Scatenatissimi. Ah, non era particolarmente pieno, non era come lo stadio dell'Hellas. No, lo stadio, scusatemi, l'arena. È in arena, giusto che lo fanno? Certo che in arena. Certo. E l'arena stasera per l'Hellas, caspita, io pensavo di sì. Se infatti se finiamo, poi noi abbiamo un po' fretta perché vorremmo andare a suonare a festeggiare insieme ai nostri campioni, insieme ai gruppi affini, diciamo. Esatto. Non diciamo i nomi né intanto, perché non vorrei fare pubblicità. E... possiamo salutare Umberto, però. Ok, chi è? Ciao Umberto. Umberto Smaila, scusate. Ah, ok, anche Jerry, allora, già che ci siamo. Dai. Sì, però... però non è la stessa cosa, dice, ok, al cuore non si comanda. Comunque, io volevo sapere anche lo step successivo, voi avete vinto l'Arezzo Wave e siete andati dove? Siamo andati a New York. E lì com'è stato? Io ho visto le foto, ma ovviamente, insomma, sì, chiaro, bellissime tutto, ma... rendete meglio l'idea voi dell'esperienza. Incredibile, perché vabbè, era anche la nostra prima, diciamo, visita a New York, proprio anche come turisti, quindi c'è stato un impatto veramente doppio. E la città è incredibile, suonare a New York lo è ancora di più, perché è tutta un'altra atmosfera, a parte l'emozione di ripartire da zero in un ambiente in cui noi siamo totalmente sconosciuti. Ci ha un po', diciamo, stimolato a provare, insomma, a testarsi con questo pubblico che, tra l'altro, di madrelingua inglese, che è la lingua in cui noi cantiamo, è notoriamente un pubblico molto esigente. Avete suonato, tra l'altro, vi siete trovati anche voi delle date, giusto, oltre, esatto, a oltre al CMJ. Ha... Sì, abbiamo suonato in posti veramente incredibili, da piccolissimi club sotto i ponti fino a... locali proprio da neri ad Harlem, quindi è stato veramente molto, cioè, molto varia come esperienza, e siamo molto soddisfatti perché comunque il pubblico presente è sempre, insomma, rimasto, almeno a quello che ci è sembrato, positivamente colpito. Quindi avete trovato anche italiani per caso, magari? Sì. C'è un ragazzo veronese, l'unica persona che è venuta apposta per noi, un ragazzo veronese che lavora a New York. Ma dai, che non mi ricordo più come si chiama, ma che salutiamo. Però salutiamo, ovviamente. Okay. Mitico. Speriamo che mitico, allora... grande, veniva tipo dalla Valpantena, adesso tipo lavora alla NASA, no? Sì. Personaggio grande. Della serie Rimanete in Italia, che ci sono possibilità, sì, mi raccomando. Sì. Noi che non siamo assolutamente esterofili, però dobbiamo, insomma, renderci conto che ci sono delle cose strane, insomma, c'è qualcosa che non funziona in linea di massimo. Anche se in Lessinia funziona più o meno tutto, no? Invece. Sì, sì, sì. A meraviglia. In Lessinia il è un po'... Il formaggio muove, insomma. Sì, muove parecchio. Eh sì.
Bene, allora io invece volevo chiedervi anche, siccome prima mi parlavate di influenze, se potevate esplicitarle magari meglio con nomi e cognomi e insomma... E dati di nascita. Anche. No, beh, per quelli magari facciamo la fotocopia in un secondo momento. Possiamo fare un disco a testa, tipo? Una sì, 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 certo, anche siamo due. Qua. Sentitevi liberi. Guardate Nicola facendo di sì con la testa, quindi va bene. Grazie Nick. Ci sono anche due dischi. Grazie Nicola. Allora, io volevo pensarci un po', perché mi sembra un po' banale partire da Neil Young, però... Allora, io dico... aspetta, quel disco si chiama After the Gold Rush di Neil Young, però... Vabbè, io dico questo. C'è qualcun altro che ha un disco di Neil Young? No, no, basta. Ti ripasso a te, Trambo? Dai, qualcosa che non sia Neil Young, però. Qualcosa di diverso da Neil Young. C'è quello Harvest. Ah, no. Harvest, sempre Neil Young. Harvest Rock Sorrow. Che era quello con i Crazy Horse? Ah, sempre lui. Ma quanta roba fatta. Allora, c'è dato parecchio da fare. Sarà che, insomma, come dice il cognome, no? È uno che ha molta energia e quindi... Non vi do un album, mi do un nome che è Donovan. Poi vuoi... Che è, scusa? Donovan. Sì. Ok. Quindi Donovan. Io dico Donovan in generale. Va bene. E... Tutta la discografia, anche gli album con gli anni 80. Tutti, anche di Donovan. Anche con passato in playback anni 2000. Se ne ha... Ok. Poi. Filo? Cioè tu, Neil Young, insomma. Io ho detto Neil Young. Ok. Allora, io dico, Pink Floyd, periodo Syd Barrett... E assolutamente Brian Wilson. Ok, ricevuto. Carlotta cosa dice invece? Che la vedo là in fondo. Io direi Laura Pausini. Ok, e... infatti io sentivo dai cori che c'era un cosa certo... hai detto? Ma senti, ma ti è caduto l'ovetto? Si è rotto o è tutto a posto? No, è tutto a posto. Ok, perfetto, allora dopo facciamo la frittata. Allora, io direi... Gianni Morandi. Vabbè, a me piace un sacco quello di Neil Young. Sì. Dove c'è Walk On, però non ricordo. Non ho mai sentito Neil Young nominare, la prima volta. Ho mai sentito, poi mi piacciono gli Ocean Tantes, Tantesh, forse Tantesh. Si dice, ecco. Sì. E tutto un po' quel mondo lì, un Esmond po' Tandes. Misto bossa a tutto il resto. Invece, scusa, fra gli italiani... C'è qualcuno che vi ispira particolarmente, a parte Neil Young? Beh sì, dai, insomma, andando sulle cose più contemporanee soprattutto, sì? Beh, vabbè, al di là di Jennifer Gent, insomma, il progetto di Marco Fasolo che ci ha seguito, ma comunque che apprezzavamo moltissimo anche prima di conoscere di persona. E okay. Che è l'artista più esteropero. Esatto. No, vabbè, dai, insomma, del mondo, anche, Non so, personalmente, poi non so se voi sottoscrivete, però anche qualcosa no. Di più incantato in italiano, come può essere Io sono un cane, sì, un disco che personalmente ho ascoltato molto, o gli ultimi due dischi di Verdena anche. Ok. Poi non sì, so a me piace molto Claudio Rocchi, sì? Che è musicista anni 70, pop rock, psichedelico. Sì, sì. Rock and roll. Ok. E Gianni Morandi. E Gianni Morandi. Visto che nell'ultima recensione uscita ha scritto che un nostro pezzo sembra un pezzo di Gianni Morandi. Acido. Ecco, guarda, a tal proposito, mi collego a questa tua... A questa cosa che hai tirato fuori. No, aspetta, Gianni Morandi spero. No, volevo chiedervi se, siccome state ricevendo comunque molte recensioni, no? Sì. Se c'è qualche articolo o recensione che avete letto che in particolare vi ha fatto piacere, perché... Beh, allora, una delle ultime recensioni che abbiamo ricevuto sul web, che è di Sentire Ascoltare, sì. Di un giornalista che si chiama Stefano Solventi, che già ci seguiva dal primo disco, è stato molto bello perché ha proprio colto delle atmosfere, dei paragoni, dei rimandi a certi gruppi, certe cose che proprio ci è piaciuto perché è proprio un'analisi a 360 gradi, però non solo fredda e critica, un po' abbastanza emotiva. Quindi quello... È una bellissima recensione dal punto di vista empatico, tra virgolette. E poi invece è stata la grande soddisfazione di avere la recensione sul Mucchio Selvaggio. Sì. Che... e tu ne sai qualcosa. Ma non mi pare, l'ho letta, sì.
Ah, Roletta era anche molto bella. Era molto bella. Ma d'altronde è scritta da Federico Guglielmi, appunto, che insomma è un personaggio che salutiamo due volte. Sì, due volte perché si è licenziato due volte. Esatto. Dal mucchio e poi dal mucchio extra, quindi... Poi gliela passo io la puntata così può sentire anche questa cosa. Perché gli hanno tagliato preciso. Mi spiace ovviamente che abbia lasciato il mucchio, perché sono certo. Sì, anche, però... anche a me spiace molto, e tra l'altro vedremo insomma come andrà il mucchio, perché dopo che ha perso tutte queste firme, però non è forse questo il luogo giusto dove parlarne, nell'appartamento di Luca, non mi sembra il caso, magari sporchiamo. Dai, andiamo avanti. Poi sempre per quanto riguarda recensioni, interviste, qualcosa di particolarmente meritevole? Sulle recensioni vorrei segnalare quella sul Fatto Quotidiano, uscita un mesetto fa, veramente bella, cioè più che altro molto divertente, perché vabbè, oltre ad appiopparci un bel 10 su 10, di cui siamo onorati. Che non è male. È no? un passaggio dice, perché esaltarci per i Tame Impala finché ci sono i CPC? Però insomma, al di là di questo, il Tame Impala è scritto Time Impala. E la roba ho detto, boy, Time Impala. Io conosco, forse stavo, io conosco i Tame Impala, ma stavo ascoltando i Pink Floyd forse in quel periodo. Magari esistono questi Time Impala, sono di Treviso, chi lo sa. E poi dice, poi parla di Good Vibration, riferendosi però non ai Beach Boys, ma a Bob Marley, quindi anche quello parla. Esatto. Vabbè, no, grande, comunque quello lì è un giornalista veramente simpatico, si chiama Guido Chiesa e c'ha... No, Guido Biondi, scusa, Guido Chiesa è un regista. E Guido Biondi, salutiamo anche Guido Chiesa, un giorno magari lo conosceremo. Però anche Guido Biondi è stato veramente, ci ha scritto anche lui entusiasta, proprio messaggio privato alla mail, ci ha detto veramente bello anche quando i giornalisti vanno oltre il lavoro professionale e c'è un dialogo anche così personale, proprio bello. Eh sì, è bello e anche abbastanza raro, quindi insomma tenetevi stretti quel messaggio personale virtuale, trasponetelo su carta, una lapide, e magari sì, attaccatelo nella vostra sala prove, tipo non so, una cosa del genere. Ecco, io direi stiamo giungendo al termine della puntata, farei un piccolissimo excursus per presentare brevemente un libro, perché noi musicisti, oltre che ascoltatori di musica, non siamo solo animali ma anche lettori. Questo per farlo sapere al resto del mondo che non ascolta musica. Di conseguenza, e quest'oggi volevo consigliarvi questo libro di Paolo Carnelli, uscito per Arcana, sui Van der Graaf Generator. Beh, spaccano i Van der Graaf Generator. Spaccano abuso, tra l'altro c'è un disco loro che si chiama Pawn Earth, che vi consiglio caldamente di ascoltare, anche se non ascoltate prog. Questo libro è molto documentato, infatti Carnelli è un giornalista che collabora dal 94 con svariate riviste, fra cui Metal Shock, che mi sembra insomma quagliare parecchio con il genere proposto questa sera. Quindi dopo questo piccolo spazio pubblicità gratuito, nel senso che non è retribuito per noi, e insomma come al solito direi, quindi Nicola facendo di sì con la testa, e direi che è il momento giusto per concludere la puntata salutando tutti gli ascoltatori che sono rimasti fino a quest'ora, che non sappiamo cos'è perché è un podcast questo, quindi può essere ascoltato in qualsiasi momento. Di andare a mangiare o di andare a dormire o di alzarsi la mattina, tipo. Però che difficile, è raro. Vabbè, dai, comunque insomma vedete voi quando ascoltare questo podcast. Io e i CPC Maxigross vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo e vi invito ad andare a seguire le date della loro tournée di supporto al loro ultimo album Ruvine. Ciao ragazzi, ciao, grazie mille.